Ma salve a tutti cari sconosciuti, io sono Fairy Rose Preferite Meloki e questo unboxing è speciale, decisamente, decisamente speciale. Questa è una confezione di polistirolo isolante di grande qualità che mi è costata quasi 40 euro. E vi domanderete perché? Perché aveva uno scopo molto importante. Adesso apriamo, vi faccio vedere cosa c'è dentro. E poi ne discutiamo. Cercherò di essere più delicata possibile. Mi sono lavata le mani. Non c'è un gattino dentro, non vi preoccupate. Ok, ce l'ho fatta. Il nodo è stato sconfitto. Adesso vediamo un po'. Mamma mia. Vediamo. È una federa, sì. Eccolo qua, lui è James ed è un pitone reale. Se vi sembra strano, è perfettamente normale, in quanto il piccolino, piccolino, ha 8 anni, quindi non è decisamente piccolino, ha il gene Spider. Questo significa che ha dei problemi a livello di movimento, vedete la testa gli ruota un pochino, però a parte questo sta bene. Adesso un po' spaventato, ovviamente. Volevo farvelo vedere. Riparleremo di questo piccoletto. In realtà è adulto già, quindi non diventerà più grande di così. L'ho adottato, quindi non l'ho acquistato. E sono felice di potergli dare una nuova casa. Volevo fare questo breve aggiornamento. Io capisco il motivo per cui una volta che cominci a prendere serpenti non la smetti più. È una sensazione. Sono splendidi e lui è veramente bello comunque, al di là di questo problema che ha dovuto alla genetica. Si chiama il gene Spider, tant'è che se hai due cromosomi è mortale. Se ne hai uno solo hai problemi di movimento, però appunto nel suo caso, essendo un adulto, so che non è invalidante, si muove solo in maniera un po' strana, però appunto è bellissimo, gli occhi verdi. E si chiama James perché è pallido, di mezza età, è molto strano. Adesso lo metto nella sua casetta nuova e per i prossimi giorni non lo vedrete perché deve rilassarsi, che poverino è stressato. È bellissimo. È veramente splendido. E niente, questo era un breve video che volevo fare per farvi vedere quello che non è un nuovo acquisto alla fine, perché appunto è stato adottato. Gli ho dato una nuova casa, l'ho fatto con piacere. È un nuovo membro di questa famiglia. Spero che lo accoglierete bene. E se volete fare qualunque domanda, lasciatemela nei commenti perché appena si sarà acclimatato faremo sicuramente un altro video dove risponderò a tutte le vostre domande, d'accordo? Spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo, ci vediamo in un prossimo video.